Io non ho mai fatto pensare che l'emergenza fosse finita. Io ho continuato e abbiamo continuato a chiedere che si dessero risposte sensate e chiare. Io dico che sono state sbagliate le priorità. A marzo Fratelli d'Italia fu il primo partito a scendere in piazza con questi cartelli, parlando del silenzio degli innocenti. Dopo 6 mesi siamo costretti a scendere in piazza con gli stessi cartelli che rappresentano le stesse categorie per denunciare la disperazione di milioni di italiani, perché il governo negli ultimi mesi ha, dal nostro punto di vista e non solo dal nostro, dilapidato oltre 100 miliardi di euro e perché non ha fatto niente di serio per fermare la seconda ondata. Non accetteremo il rischio di un altro lockdown per l'incapacità che il governo ha avuto di gestire la prima e la seconda fase. Lo diceva lei stessa, no? Eravate con i cartelli mesi fa a fare i flash mob e ora siete ancora con i cartelli a fare i flash mob mentre la situazione sta precipitando. Non è che anche voi non siete riusciti a trovare un modo per incidere in questo periodo? Lei per mesi ha continuato a dire si va solo alle elezioni o nulla, quando era evidente che le elezioni non erano un'opzione praticabile. Lei sente una responsabilità? Per voi non lo sono mai. Dopodiché noi abbiamo fatto la nostra parte, guardi, ringraziando Dio e agli atti. In questi mesi Fratelli d'Italia e l'opposizione hanno fatto molte proposte più sensate. Sa quante sono? Più di 2000. Lei capisce bene che su 2000 proposte è un fatto statistico che una decente ce ne deve essere. Sa quante ne sono state approvate? Zero. Quindi io vengo qui a ribadire che le nostre proposte serie sono ancora depositate agli atti. Se qualcuno invece di fare gli appelli a favore di telecamera sul dialogo con l'opposizione avesse davvero vagamente una disponibilità ad aprirsi a un dialogo con altri che magari hanno buone idee da consegnare. E anche sul fatto che soprattutto in estate parte almeno dell'opposizione ha fatto capire che l'emergenza sanitaria era finita, anche su questo non avete sbagliato niente? Io non ho mai fatto pensare che l'emergenza fosse finita. Io ho continuato e abbiamo continuato a chiedere che si dessero risposte sensate e chiare. Il punto è che noi oggi, mentre tracciamo gli asintomatici, lasciamo che una vecchina di 85 anni per andare a prendere la pensione o per andare a fare il vaccino anti-influenzale come gli è stato consigliato di fare, si metta su un autobus nel quale viene stipata come una sardina con altre centinaia di persone. Secondo lei è una cosa intelligente? Perché noi da mesi proponiamo l'assistenza domiciliare per gli anziani, che sono i più esposti al Covid. Io dico che sono state sbagliate le priorità, ma non avremmo fatto quelle proposte se non avessimo sempre, considerato che ci si debba affidare agli esperti. Insomma, noi abbiamo sempre rispettato le prescrizioni che ci venivano offerte. Poi certo, avremmo voluto più chiarezza. Il PD sembra un'escalation di critiche verso Conte. Lei immagina delle forme di dialogo, di collaborazione che scavalchino il Presidente del Consiglio e si rivolgano a altre parti della maggioranza? Finora è stato assolutamente inesistente la collaborazione con il governo. Segnalo che quando il Presidente Conte nell'ultima conferenza stampa di domenica sera ha detto che aveva sentito le opposizioni di fronte a una conferenza stampa convocata alle 9.30, io ho ricevuto una telefonata alle 9.27 nella quale mi si diceva stiamo facendo un altro DPCM, scusami devo andare. E io non credo che questa sia collaborazione. Questo è un modo ridicolo di far finta che si ha rispetto per il Parlamento. Ma noi abbiamo rispetto per il Parlamento. Chiunque voglia dialogare con noi sappia che noi ci siamo. Mi pare di aver sentito da parte del Partito Democratico una maggiore disponibilità, però poi ha vinto la linea del Movimento 5 Stelle, quindi anche il Partito Democratico continua a fare appelli che si infrangono. Ecco, noi nello specifico non abbiamo visto nessuna volontà di collaborazione.